Siete pronti per la sorpresa di oggi? Oggi è venerdì, siamo di nuovo qui tutti insieme. Avete preparato le scarpe? Avete tutti un paio di scarpe davanti che dovete buttare via? Spero di sì, perché il tutorial di oggi è sulle scarpe da buttare via. Ricicliamo le nostre scarpe. Allora, quindi il progetto di oggi sarà riciclare una vecchia scarpa. Ciao Daniela Camilli, ciao. Ciao, ciao Dani. Allora, logicamente questa è la mia ed è un numero piccolo perché io ho 35. Magari chi ha il numero più grande, non so, non è proprio la stessa cosa. Comunque, questa è una vecchia sneaker che io non mi metto più e ho tolto i lacci e andremo a riciclarla e vi faccio vedere come, perché comunque vi ho già preparato il dopo di come viene. Guardate qua. Ecco. Aspetta, ferma così. Che... Guardate, guardate, pensate questa che bellezza sopra a un comò shabby o a casa e niente, l'ho riciclata mettendo dentro dei fiori, quindi oggi andiamo a farla insieme. Manuela Porzi, ciao. Ciao Manu, ciao. Allora, prendete la vostra scarpa vecchia, quindi lavatela sotto, fate quello che volete. Vedete che c'è 35, così sapete anche che numero ho di scarpa. C'è Mary Montuori, ciao! Ciao, ciao Mary! E Ciao! andiamo a pitturarla con il nostro colore. Io ho scelto il chiaro, poi se a casa avete fiocco di neve, soffio di talco, latte di luna, polvere di rosa, uno dei colori chiari, verde nuvola, va benissimo. Perché comunque questa è carina che sia un pochino più chiara piuttosto che vistosa, no? E andiamo a pitturare la nostra scarpa. Oggi ho preso latte di luna. Allora, c'è Francesca Andreoli che dice: Franci, io 35 non le portavo nemmeno a 10 anni. Io li porto a 42. Poi c'è Maria Rosaria Delia, ciao a tutte. Ciao! C'è Lara Lara che dice: bello, 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 ciao. Ciao, Ciao. ciao! 35, non Mary pensate. dice: ma puzza. No, non puzza. Beh, effettivamente questa non l'ho portata tanta. Lavatele in lavatrice prima di fare questo lavoro. Tanto se dobbiamo recuperarle, poi se anche si rovinano dentro. C'è Emanuela Lambertini che dice: ciao, che bella idea. Ecco, allora la pitturiamo la nostra. Purtroppo avere il 35 non è sempre una bella cosa perché le scarpe non si trovano. Però si possono fare dei lavori del genere che il 35 sicuramente sarà meglio di un 39. Allora. C'è Silvia Esposito che dice: ciao carissime, un mega bacio. Ciao! Ciao, ciao Silvia. Ciao a tutti, abbiamo tolto, avete visto, abbiamo tolto tutto l'ambaradam natalizio e oggi abbiamo la versione shabby pre-primavera. Dovevamo dargli un po' di stile alla nostra scarpa, no? Mai, non si butta nulla, recuperiamo Allora, c'è tutto. Claudia Giolini che dice: ciao ragazzi, belle, connessa ora. Frangi, mi sono sempre vergognata di dirtelo, ma ora te lo dico in diretta. Ho dipinto un sandalo beige con il rosso chic. Forte! Brava! Allora, in realtà io volevo dipingere queste scarpe per rimettermele perché questo colore non mi piaceva più e me le volevo fare chiare. Poi, invece, siccome poi in realtà non mi piacevano proprio tanto tanto, allora mentre stavo pitturando la prima scarpa, l'altro giorno è nata l'idea. Figo, ho detto, no, qui ci metterò i fiori. Allora, c'è Caterina Musa che dice: lo faccio subito con un paio di scarpe di mia figlia e sul comò finito ieri staranno una meraviglia. Perfetto, è vero, guarda, queste messe sul comò è troppo, è carinissimo. C'è Gabriella Smerilli che dice: non penso che puzzano. Beh, Ah, ok, oddio. Claudia dice: solo vernice, quindi ora sono curiosa di sapere come proteggerlo. Guarda, io in questa scarpa metterò la cera neutra, come sempre, ma se tu hai un sandalo che porti, ti consiglio di mettere la finitura, in Poi modo che comunque è più c'è resistente anche all'acqua. Elisabetta Rumori, ciao.
Ciao Betta! Ciao. E Francesco Santarelli, ciao Franci. Ciao Francesco, wow, oggi abbiamo anche un popolo maschile, che bello! Stavo per fare i danni. Adesso l'asciugo perché comunque bisogna dare due mani e fate attenzione ad asciugarla col phon, se siete a casa asciugatelo da lontano perché comunque o sia pelle o plastico o quello che sia può accartocciarsi. Potete usarlo anche su quelle di stoffa pitturate, però la stoffa comunque assorbe un pochino di più. Quindi io l'asciugo velocemente, lontano dal microfono, altrimenti voi diventate pazze. Comunque sì, solitamente le sneakers puzzano. Credo che ho sempre portato 35, va. Allora, c'è Maria Rita, ciao bellissime, ciao. Ciao Maria Rita. Poi c'è Marcella Bosio, Ciao ciao. Un Marcella! saluto veloce che sto lavorando, sto usando i color chic. Perfetto, lo ripetiamo perché Marcella è la nostra rivenditrice piemontese, adesso non mi sbaglio più, Marcella. L'Oncaillé a Gassino Torinese, quindi potete anche contattarla sulla sua pagina, ha dei bellissimi prodotti oltre ad avere tutta la linea color chic. Poi c'è Marina Salmiraghi che ci saluta, ciao a tutti, ciao. Ciao! Quante siete, che bello ritrovarvi! Perfetto, Marcella infatti dice io con i colori color chic mi sono ricolorata delle scarpe che sto usando. e poi che cosa hai messo, Marcella? Hai messo la cera oppure hai messo la finitura? Così sentiamo i vari pareri. C'è Francesco Sandarelli che dice ops Franci, ma se le scarpe puzzano i fiori si appassiscono. Beh, questo io metto i fiori finti per evitare. Quindi pitturiamo la nostra scarpa. Marcella ha messo la cera, dice. Ah, perfetto. Allora abbiamo tutti avuto la stessa idea, vedi? Solo che poi io mentre la facevo ho balenato, sono andata più avanti, ho detto no, non può ritornare una scarpa, questa deve cambiare la sua funzione. C'è Rinaldi Angela, ciao a tutti. Ciao, ciao Angela. Allora, intanto che io pitturo e comunque non c'è poi molto da spiegare perché sto passando appunto la seconda mano, vi dico i vari appuntamenti. Siete pronte, donne della Sicilia? Stiamo sbarcando in Sicilia! Saremo al Lobby Show di Catania che si terrà 20, 21 e 22 febbraio. Sarò presente a Roma e sarò presente a Bergamo. Quindi sud, centro e nord, preparatevi, preparatevi. Ok, adesso l'asciugo di nuovo. E poi è quasi fatto il gioco, eh. Che bello, Caterina, perché non ci metti la foto del Comò che hai finito ieri? Riscendo sotto ad asciugare. Sicuramente quelle dei bambini sono carine, piccoline. E poi ho pensato, potrebbe essere anche un ottimo ricordo. A volte le scarpe ci ricordano un momento, una sensazione, un periodo, le scarpe di una vacanza, le scarpe dei primi passi, dei secondi passi, del terzo anno, del quarto anno, potrebbe essere carino recuperarle in questo modo e anche ottime come regalo, un pensiero alle nonne, la scarpa del nipote. Poi io per scelta non ho pitturato il fondo,
ma se voi volete potete pitturare anche il fondo. C'è Angela che chiede, ma vanno bene anche scarpe basse o solo a scarponcino? Fanno bene anche scarpe basse, basta metterci un po' di fantasia, anche le scarpe col tacco per assurdo potrebbe essere carina. Logicamente questa è più comoda da appoggiare. Ve l'avevo detto che oggi il tutorial era diverso. Caterina dice, devo dare la pagina e poi lo pubblico. Perfetto, aspettiamo. Oh, ma hai visto che brave quelle ragazze questa settimana, chi ha fatto le scatole, chi ha fatto il portafoglio, bravissime. C'è anche chi le ha fatte, so che non le ha pubblicate, tipo Simonetta, Simonetta Vitale, non le ha pubblicate. Ok, magari a casa asciugatelo anche meglio, mi sembra asciutta. Sì. Io adesso passo la cera neutra, quindi ho dato fiocco di neve e siamo a posto. Lo tolgo così non lo abbiamo più davanti. Ok, poi do la cera, la spugna piccola non c'era, vero? No, per la gelatina no. Diamo la cera, adesso la scarpa è calda, si dà anche meglio. Cera neutra. Che profumo, profumissima. Ecco che cosa vi ricordate, ve lo dico spesso, quando diamo la cera neutra, vedete che cosa succede? Sembra che viene via il colore, invece no, è perché il colore per un attimo assorbe e poi quando si asciuga torna tutto normale. Quindi voi mettete la cera neutra, perché molti di voi mi chiamano e dicono: oddio Francesca, la cera mi sta mangiando tutto. No, non mi mangia nulla. Allora, c'è Luana Consalvi che ci saluta e Ciao poi c'è Luana! Donatella Castellucci. Buonasera a tutte. Ciao Donatella, come stai? Che si dice dal Vito? Donatella, un'altra nostra rivenditrice che si trova dal Vito, Frosinone. Quindi abbiamo citato Nord, Sud, poi abbiamo un'altra rivenditrice che si chiama Luciana Deda, che sta a Bergamo e viaggia su Milano, perché lei fa anche l'ambulante, quindi vi pubblicherò 7 paesi dove trovare i prodotti Color Chic. Quindi Color Chic ha preso le ruote. C'è Gian Marizzo che dice, ciao, mi sono collegata ora, che ci farai con la scarpa? Con la scarpa stiamo recuperando le scarpe vecchie, quindi riciclando le scarpe, e ci facciamo un portafiori d'appoggio per Comò. Ha già cambiato aspetto, io me la metterei volentieri comunque. Non è mai detto che poi uno si stanca dei fiori, toglie i fiori e se ne rimette i piedi. E ritorna una scarpa. Oppure io me la metterei pure con i fiori. Gemma dice, wow, che bella idea. Sì, è un'idea secondo me troppo carina, perché uno ricicliamo le scarpe vecchie, poi dicevo ci sono delle scarpe che uno in realtà non si mette più, però sono delle scarpe che hanno dei ricordi, delle sensazioni, un viaggio, i primi passi di un bambino, quindi che ne so, uno regala la scarpa del nipotino con i fiori dentro a una nonna, credo che sia la più felice del mondo. Allora, c'è una parte che dice, ho da rifare una sedia con l'imbottitura, potrei tingere anche la stoffa allora e dopo dare la cera? Allora, questo io lo dico sempre, è semplicissimo, praticamente non è così, cioè se voi la dovete lasciare per bellezza, secondo me potete utilizzare e colorarla, perché una mia cliente l'abbiamo già fatto, anzi non più di una, se rimane lì per bellezza anche il velluto lo potete pitturare, sappiate che il velluto assorbe tanto colore,
e date tanta cera neutra. Ma se dovete alzarvi, mettervi seduta e lo usate giornalmente, non va bene, perché comunque dai oggi, dai domani, comunque si forma una crosta e dopo si va a spaccare. Però se per bellezza sì, cioè se uno si siede una volta ogni tanto va benissimo. Allora, c'è Lara che dice ora è cera scura per invecchiare? Sì, prima ho messo la cera neutra e poi ho messo la patina invecchiante. Adesso sto togliendo. Perretto, sono scordata. Non sono accorta. E adesso sto togliendo con uno straccetto. Ho dato la patina per invecchiare. C'è Nives e Calipari, non so, dice ad Aosta dove posso trovare i vostri prodotti? Ad Aosta non ce l'abbiamo ancora il rivenditore, non abbiamo ancora tutte le città, purtroppo, però abbiamo la vendita online che funziona sempre e gira in tutta Italia. Dopo che avete fatto questa cosa qui, allora dovete un po' far viaggiare la vostra fantasia. Adesso io qui ho invecchiato un po' di più, un po' di meno, poi questo dopo vedete. Io che ho fatto? Come ho fatto qua che non mi ricordo? Ah, ho piegato la linguetta. Allora andiamo a piegare, se avete la linguetta io faccio questo lavoro qui. Siccome se la piego così si vede questo, potrebbe anche essere carino, però non mi piaceva vedere l'interno e ho piegato la linguetta tenendola anche un po' in avanti, così, e sono andata ad attaccarlo con la colla a caldo. Ok, quindi metto un po' di colla qui. La piego. Manuela dice che cambia la stoffa. Grazie, tu cambia la stoffa. Sì, infatti, Manu. Caterina chiede: mi sta venendo voglia di patinare tutto il piano del comò e dei comodini, magari accentuando il colore sui bordi. Che dici? Combina un casino? No, perché? Assolutamente. Poi rimetto un po' di colla qui, insomma dovete fare un rotolino, adesso poi dipende dalla scarpa, dipende dal modello e tutto quanto. Io mi sono fatta questo rotolino così. C'è Michela Saggese, buonasera, buonasera. Ciao Michela! Aia, mi sono scottata come sempre, una buona creativa si scotta con la colla a caldo. Poi c'è Emilia Smerilli che dice che idea magnifica. Grazie! Ok, dopo che siamo arrivati a questo livello la piego ancora un pochino, quindi metto ancora un po' di colla qua. C'è Francesco che ci saluta e dice buon proseguimento, belle creative. Grazie, grazie Francesco, a presto! Ciao! Quindi abbiamo fatto questo lavoretto. Che si deve ancora prendere, quindi aspettiamo un secondino che la colla faccia presa. Poi, avendo anche la cera fresca, è un pochino più difficile con la colla a caldo. Caterina dice vado allora. Ok. Vai, vai, Kate, vai. Ok. Elisabetta è influenzata come me. Sì, purtroppo. Ecco. Questa non prende oggi perché la cera è fresca. Aspettiamo ancora un C'è attimo. Manuela Subba che dice sei fantastica, ma come ti vengono queste idee? Guarda, non chiedermelo perché poi, ieri in realtà, dopo, non l'altro ieri, dopo che l'ho fatta ieri, stavo cercando delle scarpe per farvi il posto oggi. Me ne sono uscite alcune fatte così, ma bella come la mia, no? No, questa idea mi piace troppo. Ecco. Poi, adesso in questo caso possiamo mettere o prima i fiori o prima il fiocco. No, mettiamo prima il fiocco e lo facciamo un po' diverso dall'altro. Ci metterei comunque un po' di rosa per diversificarmi un po' e forse potremo metterlo un po' più. Così anche questo viene un po' più shabby. Sempre io per i fiocchi li fare veloce li faccio con la colla a caldo, voi lo sapete.
Quindi facciamo il nostro fiocco. Non c'è nessuno che può intervenire. Qualcuno vuole intervenire con la nuova opzione Facebook? Le forbici neanche ce l'abbiamo. Assistente? Ho un assistente che me le va a prendere. Sono sopra il bancone, grazie. Che devo tagliare il nastro. Perfetto, grazie assistente. Non è Cristina, perché oggi Cristina ha avuto un piccolo incidente, la nostra Cri, con lo scooter. Ecco, allora, prima parte del fiocco pronta e lo andiamo ad attaccare qui. Poi ci voglio mettere Elisabetta dice bloccata la diretta, perché solo io? Dipende dalle linee. Dalla linea forse. Qui sembra che è tutto nella notte. Allora, mi vedete tutte? Se mi vedete oppure sono bloccata, comunque potrebbe essere sia un problema di diretta nostra che vostra, però di solito quando si blocca a noi si blocca proprio. Sì. Ok. Ecco, è tornata Elisabetta. È tornata Elisabetta. Bentornata. Allora, quindi mettiamo un punto di rosa, dopo capirete anche perché. Perché Emilia dice, si potrebbe mettere del velluto. Sì, esatto, potrebbe essere un bel fiocco in velluto. Quindi voglio mettere... Vediamo un attimo. Il problema mio sono... Michela dice, ad intermittenza. Purtroppo ve lo dico, ve lo ripeto, dipende da quanta ricezione avete voi. Batti Niva, se dice io ti vedo bene, quindi sappiatelo che a volte è colpa nostra, a volte sono le vostre linee, quindi parlate con il vostro gestore. Manuela anche dice che ci vede, Maria Rosaria ci vede, Caterina okay. Ci vede. Ok. Bene. Rita, tutto ok? Allora, fiocco messo e guardate che siamo quasi già al finale, che dobbiamo solo mettere i fiori. Aspetta, allora. Allora, Claudia dice, quante bravissime e simpaticissime creative in questo gruppo. Ho visto i lavori... Bellissimi, Franci, dovresti organizzare un raduno nazionale e un color chic day. Sì, è da un po' che lo pensavo. Lo farò, Claudia, ti giuro che lo farò. Aiuto. Allora, qualcuno, Gloria sta gridando aiuto, chissà perché. Allora, Rinaldi Angelo dice, io ho dovuto prendere il telefonino perché sul tablet non si vede nulla. Anche quello è un problema quello è un problema di Facebook a volte, perché sappiatelo che noi dobbiamo fare le dirette a volte solo con telefono o quant'altro. C'è Maria Rita che dice, con me c'è anche una piccola fan, sei bravissima, ciao! Ciao! Mirella Brambilla dice, ciao, io vi vedo bene. Allora, quindi... Parte creativa, scarpa recuperata, fatto. Mettiamo tutto nel mio Emilia magazzino. Emilia dice le scarpe di Mary Poppins. Claudia Giolini dice grande. Che brutta l'idea. Poi, adesso prendiamo la... Manuela dice sì. Prendiamo il cellophane, quello dei fioragli. E lo andiamo a inserire dentro. Manuela dice sarebbe bellissimo. Davvero! Intanto cominciate a pensare. Pensate, Nanna. Sciabbi al Borgo. Ecco. Oggi sono stata in comune. A breve abbiamo la data. Manuela dice sarebbe bellissimo. Okay. Sarebbe bellissimo, certo. Sarebbe bellissimo. Uno, c'ho già il nome, ragazzi, ce l'ho. C'ha già il nome. Uno Sciabbi Day. Oh signore. Poi prendiamo
la... Mi sa che a me mi torna l'influenza. Poi prendiamo la... come si chiama? La spugna. Io adesso qui la taglio. C'è Demistocle Leoni che dice buon anno a tutta la combriccola della bottega. Grazie. Grazie. Chi è? Demistocles Leoni. Ah, un personaggio nuovo, femmino o maschio che no, sia. No, l'aveva già... Ah sì, io perché aveva... non me li ricordo sempre. Sì, mi sembra di sì. Ok, mettiamo la nostra spugna dentro. Ho messo la plastica in modo che se mettete i fiori veri e la spugna, poi questa nascondetela perché non è carina che si vede. Claudia dice ti prenoto un hangar a Fiumicino? Non sarebbe male. Quindi prendi questo, lo mettiamo sotto che è brutto da vedere. Io adesso qui ho preso un po' di nebbiolina. Borsi Katia, ciao. Ciao Katia, allora lì vedete che l'ho fatta con le rose, quelle sono finte. Adesso qui ho preso questi fiorellini, me li vado ad inserire. Ah, sono Eucli. Ciao Eucli. Ciao. Abbiamo popolo maschile qui, ragazze. Manuela dice che ci viene a trovare a Sciabelborgo. Ti sì, Manu, perché non fai la candidatura quest'anno? Infatti. Ti aspettiamo! Preparatevi, preparatevi, che già ho mille idee in testa. Chi è che trema? Qualcuno sento che si lamenta, che trema di questa cosa, perché... Allora, sto quindi, tremando. Voi prendete un po', io ho preso un po' di verde... un po' di nebbiolina, che devo dire la verità, il fioraio l'aveva finita e quindi mi sono dovuta accontentare di poca, ma non importa perché adesso qualcosa di mitico lo creeremo. Oggi mi sento molto... Oh Claudia, mi hai dato una carica oggi? Oh Claudia, pure io te lo dico, oh Claudia. Oh Claudia, ma lo stavi a lavorare? Claudia, ti adoro, grazie. 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 Claudia, grazie. Anche Gloria ti ringrazia. Sì, tantissimo. Ah, sì, beh, già si è riempito. Uno shabby day. Non hai detto un color chic, è diverso. Ah, giusto, un color chic day. Mi piace ancora di più. Cioè, Bussicate che dite solo in ritardo, che fate? Anzi, facciamo vedere. Katia, stiamo recuperando le scarpe brutte e vecchie che si buttano via e non si mettono più in un bel portafiori. Manuela dice magari devo sentire il santo uomo. Ok. Poi ho messo un po' di verdolino perché adesso vorrei metterci delle roselline. Messe qui nell'angolino. Ecco, pure voi a me, dice Claudia, mi giravano così le punti puntini prima di connettermi. Ora sono contentissima. Bene. Allora, c'è Katia che ti chiede, le hai dipinte? Esatto, Katia, erano marroni. Poi guarda, ti posterò le foto del prima e del dopo. E vi farò vedere come le ho trasformate. Ora, le rose che ho hanno un gambo un po' corto, quindi gliela ficco qua così, fatta la festa. perché le rose non le ho trovate, sono finte. Quello invece è tutto finto. Ecco qua che ho creato la mia scarpa porta fiori. Che ne dite? Metti la davanti, metto qui so. Sopra. Anzi, ve la metto proprio qui. Così. Che ne pensate del progetto di oggi? Ma non è fantastico? Che non vi sento entusiaste? Com'è? Vi vorrei sentire urlare. Margherita dice, che ne dici di Color Chic Shabby Day? Giusto! Aiuto! Tremate, tremate! La frega è tornata! Katia dice molto bella. Quest'altra nell'altra versione.
Ma perché se uno ci pensa, no? Ma tutto un addobbo di una sposa Con le scarpe. con le scarpe, io andrei alla Caritas a prenderle. Dai ragazzi, tutti a fare le scarpe vecchie! Tutti a fare le scarpe vecchie. Michela dice ci piace assai. Questa la metto sempre anche lei sopra e via, è fatta la festa. Ok, comunque il progetto di oggi è finito e come sempre non ne posso fare un'altra perché non la ho un'altra scarpa. C'è Neiveste che dice bellissima. In realtà sapete com'è successo? È successo che l'altro giorno stavamo un po' rimettendo a posto e se scatta era un pochino che le avevo lì. Allora Gloria mi ha detto, basta queste scarpe, che ci fai? Le devi buttare. Allora ho detto, no, mi servono. Poi siccome lei me le voleva buttare via realmente, perché comunque stavano in un posto che c'era fastidio, io ho iniziato a pitturarla e poi ho detto, ecco, c'è il tutorial per venerdì. Quindi si è un po' stupita perché comunque di solito io il tutorial lo preparo 5 minuti prima. Oggi 2 giorni prima non è possibile. E quindi capite che una scarpa è fondamentale, che io ricordo benissimo quando comprai questa scarpa e quindi ero con mia mamma, quindi i ricordi, le cose racchiuse in una scarpa. Allora, ok, Nives dice bellissimo, l'ho detto. Poi c'è Rita Giummo che dice non mi sarebbe mai venuto in mente. Poi c'è Mary che dice io ci sono per tutto, ha, ma non oso immaginare se il capo è Frangi Macello. Hi hi hi. Poi c'è Rita Ciumo che dice bellissima, Elisabetta Rumori che dice meraviglia, Manuela Porzi che dice bellissime, Mary dice bellissima, Elisabetta Rumori dice brava, Claudio dice Lo bellissima. sapevo che oggi il tutorial era Ah, bello. Manuela dice starebbero bene anche davanti alla porta di casa. Giusto, carino. A casa mia sicuramente il vento se le porterebbe via perché io abito in un punto. Oppure a sto punto mi verrebbe da pensare uno stivale, un bello stivale. Quindi. E poi perché no? Cambiare la versione d'inverno con i fiori invernali, d'estate con i. Carina, quest'idea proprio mi è piaciuta. Margherita dice, sono entrambe bellissime, brava, brava, brava. C'è questo soprammobile anche antico, un como shabby, ma oh, vi devo dire la verità, alla fine anche un mobile estremamente moderno, ma non credo che quelle che mi seguono abbiano mobili estremamente moderni, altrimenti non stanno qua a sentire. Però pensate anche i ricordi di un viaggio racchiusi dentro una scarpa, cioè, troppo bella. Oppure mi è venuta un'idea. Per l'estate, un infradito, vedrò come C'è lavorarlo. Gabriella che dice pazza. Poi c'è Mary che dice sì, Manu viene a Schaberborgo. Sì, Manu, Ok. vieni a Schiaparborgo, Poi lo c'è vedo anch'io. un'altra idea di Lara che dice spero di trovare dei vecchi pattini da ghiaccio. Bello, Carino. quella già è più difficile trovarla come I cosa. pattini sì, però è bello comunque. Invece la scarpa alla fine è più semplice trovarla. Il vecchio pattino è Bello, fantastico. sì. Quindi voi sprigionate la fantasia, comprate i colori color chic. Oggi anche vi consiglio di andare a fare ma giusto un girettino così sul mio sito www.colorchicvernicesciabi.it perché da oggi si è vestito di nuova veste. Oggi si è rinnovato. C'è qualcosina ancora da mettere a punto, ma siamo nuovi. Cammina più veloce, è più facile scegliere i prodotti. Vi aspetto lì. Poi, altro avviso, amiche romane, ma siete pronte? Sto arrivando, arrivo la prossima settimana con il corso delle cementine. Sabato e domenica, 21 e 22, o 20 e 21, 20 e 21. E poi domani c'è qui a Fermo in piazza per chi ha. Ma che In dico? piazza. Sono rincoglionita. Qui nel mio laboratorio, sempre delle cementine. E che dire più? C'è Luciana Siriani Massaro che dice: sono arrivata tardi, rivedrò il tutto in replica. Buona serata. Certo, Grazie, Luciana, ciao. soprattutto a te la salute della scarpa. Luciana è Luciana. Ok. Quindi direi che questo tutorial oggi lo dedicherei proprio a te, Luciana, e a Simonetta. Quindi riguardalo attentamente perché questo è dedicato appositamente a Luciana e Simonetta. Margherita dice come fermaporta? Lo Lo stesso. stesso però allora, questo che ha fiori finti è troppo leggero. Leggero. Questo che ha fiori veri invece va bene perché ha la La spugna dentro con spugna. l'acqua che
pesa, è abbastanza pesante. Maria Rosaria dice brava Lara che ha avuto l'idea dei, dei pattini. Sì, i pattini sarebbero fantastici. Oggi avete visto che look che ho? Io perché mi specchio nella vetrina. C'è Rita che chiede, vendi io ma dove a Roma? Vendi io ma dove? Ma dove a Roma? Ah, ti okay. scrivo il messaggio perché in realtà... Cioè, Mendini a Roma dove? Sì, sì, lei lo okay. sa. Rita, ascolta, forse mi sono dimenticata di mandartelo e ti mando il messaggio con l'indirizzo perché comunque l'ho pubblicato già da 2 giorni che ho pubblicato l'indirizzo di Roma. Forse avrei dovuto anche mandare... Perché ho mandato i messaggi un po' a tutti ma qualcuno è arrivato e qualcuno no. Mi impegnerò a rifarlo di nuovo. Qualcuno mi ha contattato oggi ma... Mi ha mandato una mail ma non... Non si capisce la mail dove è andata a finire, quindi non siamo riusciti a rispondergli. E quindi anche per le fermane e dintorni, se siete interessati al corso di domani, ci sono ancora 2 posti perché infatti c'è Antonella Taborro che arriva adesso e dice ciao a domattina. Ciao domani mattina, vai Anto, domani si spacca, perché il corso dei cementini ragazzi è fighissimo. È bellissimo, è impegnativo, però il risultato è... eccezionale, non potete mancare, anche perché io non mi replico tanto spesso, quindi cogliete al volo i corsi, perché poi io mi stanco, cambio corsi, sapete tutti che ci sarà la nuova collezione, quindi tutti i nuovi corsi saranno basati sulle nuove collezioni, quindi sarà difficile che mi ripeto. Per le fermane farò un'eccezione, perché so che molte domani non potevano venire, chi si è ammalato, chi di qua, chi di là. E poi ci sono le fiere, e poi c'è febbraio che non mi vedrete mai, sempre in giro, Roma Sud. L'aereo è prenotato, l'albergo anche, i furgoni pure, manca solo di vedervi, ci incontreremo tutte le fiere. Basta, ho chiacchierato. Mary dice invidia, uff, però non capisco a che si riferisce. No? Invidia ai viaggi, credo, ai corsi che facciamo qui. Mary, sei pronta perché... Marzo c'è Taranto, adesso gennaio non sono riuscita, ma marzo c'è Taranto. Ah, un'altra cosa mi sono dimenticata, fine mese che pubblicherò stasera, 27 e 28 ci sarà il corso della patina francese, ad un prezzo stracciato ragazze, perché in giro ci sono dei prezzi allucinanti di questo corso, quindi sarà fatto qui nel mio laboratorio con William, io e William Timi. Ah, per i corsi, infatti Mary dice, devo andare via da Taranto, sono troppo distante. verrò anche giù, Locorotondo, Taranto, sono molto vicine come zone. C'è Enzo Morabito, o Morabito, non so, che chiede, che vendi? Vendo vernici io, e le vuoi trovare sul mio sito, www.colorchicvernicesciabi.it. Se ti sei collegato oggi per la prima volta, sono una influencer, giusto ragazzi? Diciamo che ci trovi sempre qui tutte le settimane in diretta e facciamo dei tutorial riciclosi, quindi ricicliamo gli oggetti. Dai ragazzi, stavo scherzando, mi ha preso un po' di risata. Comunque, credo di aver dato tutti gli... di aver detto tutto. Condividetelo questo tutorial, perché secondo me è molto carino. C'è Anna Magliola, ciao! Ciao! Quindi essendo non riesco a parlare oggi, un tutorial molto carino, vi invito a condividerlo e poi voglio vedere le vostre scarpe sul nostro gruppo di vernice, Color Chic Vernice Shabby, mi raccomando. Okay, mi più vicino, ok, bravo. Più vicino a qua, sì, mi okay. dice la mia regista. Bello. Mi raccomando, pubblicate e vi aspetto di nuovo venerdì prossimo. Speriamo di sì, vabbè, anche se devo partire per Roma, comunque il tutorial ve lo faccio. E niente, penso che per oggi è tutto. Il mio mal di testa l'ho lasciato chiuso nel cappello perché avevo la testa che mi si spaccava. Ci vediamo venerdì, ciao, aspetto le vostre scarpe riciclate, ciao, ciao a tutte, ciao, ciao, ciao. C'è Marco Amati, un attimo. Ah, c'è Marco Amati, un attimo, fermi tutti. Che cosa dice Marco Amati? Preso sul colpo. Allora, Gloria, leggi, non ridere. Aspetta, un attimo che ci sta altri sotto, un attimo. Ok, altri. Non posso credere. No, allora. Marco Matti dice, tanti saluti all'addetta alle riprese e alle assistenti di studio. Giustamente. Ciao. Mamma mia.
Poi c'è ottima l'assistente oggi, perché veramente abbiamo sia pubblico parlante che il non noi. E ci abbiamo anche il non. Allora, Maria Rosaria dice, Maria Rosaria Delia dice sì, anche a noci, anche noci. Sì, ok, anche noci. Noci è dove abbiamo anche il nostro altro rivenditore. Rita dice bella. Sì. Emanuela dice bello, fine gennaio mi potrei fare il regalo di compleanno, patine francesi. Yeah, sì. C'è Rinaldi Angela che ci saluta, ciao. Ciao. Poi c'è Federica Giovannola, ciao. Ciao Fede, un bacione. Borsi Gaglia ti saluta. Ciao. Daniela, ciao, Camilli, ciao, lo stesso, ciao, ci saluta. Ciao, ciao. Federica dice che bella che sei. Comunque, ma dovevamo leggere Marco Amati. Ciao Marco Amati, ciao. Ciao, ciao a tutti i maschietti che ci hanno seguito, ciao a tutte le ragazze dello Shabby, ciao a tutte le ragazze del Color Chic. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, 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 ciao.